Prima di partire con il video, ragazzi, volevo mostrarvi cosa mi ha inviato Tops. 50.000 mi piace e mangerò un metro di pizza, sfido gli Elitz. Oh, ciao! Mamma mia! Hai lanciata grossa, eh? Tops presenta la nuova collezione di sticker 2021-2022 di UEFA Champions League. La nuova collezione contiene tutte le 32 squadre, quindi ci sono 644 stickers. Introduce la nuova sezione UCL Live e permette di collezionare i fan tutta la sezione UEFA Champions League Live. Adesivi speciali e trasferimenti che accadono durante tutta la stagione. Ecco qua l'album, ragazzuoli. Guardate che bello l'album. Eccolo qua. La collezione è in vendita in edicola, supermercati e su tops.com. Ovviamente sono disponibili in varie definizioni del prodotto. Io, ragazzi, ce l'ho tutte. Guardate qua, eccoli qua. I sticker presentano diverse finture, ragazzi. Sticker maxi, sticker sagomati a forma di scudetto delle grandi superstar come CR7, Messi, eccetera. Ci sono anche i sticker classic final delle memorabili superstar che hanno giocato la Champions. Eccoli qua, ci sono anche quelli attaccati all'album. Io andrò ad aprire adesso un pacchetto. Ci sono Luka Modric e Gigio Donnarumma. Andiamo ad aprire anche un pacchetto. Vediamo cosa troviamo all'interno. Champions League finale del Barcellona contro Manchester United. Guardate che bella la carta. Finale Russia 2022, San Pietroburgo. Miralem Pjanic del Beşiktaş. Joao Felix dell'Atletico Madrid. Troviamo anche Gnabry dei Virlas V. Non è vero. Quindi, ragazzi, vi lascio tutte le info in descrizione per comprare queste figurine e torniamo al video. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi cosa andremo a fare? Siamo qui con Matteo. Buonasera, buongiorno, ciao a tutti, sono Matteo Ricordo. Guarda, ovviamente il link trovate in descrizione. Ragazzi, oggi andrò a sfidare gli Elitz. Matteo ci preparerà la pasta cacio e pepe. Spaghetti cacio e pepe, ragazzi. La particolarità della che io ne mangio tipo per 4 e loro invece diviso qua mangiano in 4. Ok, vediamo. Quindi ci sarà Tatino contro gli Elitz a mangiare pasta cacio e pepe, ragazzi. Sarà più o meno un chilo per loro, ovviamente anche col condimento un chilo, certo. Perché sennò un chilo di pasta più il condimento che c'è per qua è arrivato quasi a 2 chili, insomma un chilo e mezzo, un chilo e mezzo, sì, ci sta. Più ovviamente io mangerò da solo un chilo di cacio e pepe col condimento, precisiamolo. E allora adesso vi faccio vedere il procedimento, come si fa a passare la cacio e pepe e per parte la sfida. Vabbè, ovviamente Matte, il primo passo è mettiamo l'acqua su e poi senza prepariamo senza sale. Mettiamo dopo il sale? Poco però, no? Dipende, forse oggi un po' lo mettiamo perché proprio tanta pasta, quindi un pizzichetto di sale sì. Ok, Matteo, abbiamo cambiato programma. Sì. Niente spaghetti, ragazzi, tortiglioni, così. Vado ora qua, il pecorino. Pecorino direttamente da Roma? Exactly, pecorino romano DOP, buccia nera. Tati, andiamo nell'acqua, eh? Andiamo? Olè. Ah, sono pronto, forse. Ora facciamo la crema. La cosa più importante, direi. Va bene, questo è il momento in cui dobbiamo fare la crema cacio e pepe. Sì. Facciamo la crema a prova di scemo, cioè quella proprio basilare. Semplicissima, perché tu sai, ovviamente, che il problema della crema della cacio e pepe è che tante volte fila, cioè si strappa la maglia del formaggio. Noi la facciamo a freddo, tra virgolette, così che quando ci mettiamo la pasta è già cremosa, non ci abbiamo problemi. Vabbè, ti spiego. Fondamentalmente prendiamo il nostro pecorino. Lo mettiamo in una bella ciotolozza, non ne perdiamo neanche un po' perché è un peccato. E poi poi mentre giri ti metto un po' d'acqua di cottura. Devi diventare proprio una crema a tutti gli effetti. Facendo questa cosa tu fai sì che il pecorino si scioglie, ok? Sì, sì, sì. Ma senza filare, così non c'è neanche il problema. Marco, mamma mia, regà, guarda che top, Tatino, guarda che crema che fa. Ci siamo. Niente, è fatto. Questa è la crema, regà. È fatto. Nel senso, quando la pasta è cotta, la pasta, cose, po. Che bontà. Io ne sono voglia di sale col pane. Così. Ci sta. Aspetta un po'. Mamma mia. Quanto è buono! Allora, dai. Questo è un momento delicato, un momento sensibile. Vabbè. Guardala. Come scende? Madonna. Mamma mia. Non ne possiamo perdere neanche un grammo. Ci sta, ci sta. Comunque alla fine ci abbiamo messo 600 grammi di pecorino.
andiamo. 2 kg di pasta, 600 grammi di pecorino. Mamma mia. Una leggera, però. Insomma. Ah, era lì, che bontà comunque. Allora ragazzi, voi avete il vostro piatto, sì. Tu hai il tuo piattino, la tua piccola porzione. Buon pranzo, buon pranzo a tutti. E l'uno contro quattro abbia inizio. Vai, dai, vai, 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 vai. Pranzo, si dà 3 minuti di vantaggio. Questa cace neve, assaggiamo. È buonissima comunque. Beh, a te lo sai che quando sono arrivato in villa avevo proprio voglia di mangiare una cacio e pepe. Questa qui, vabbè, me la devo cagare. No, è buonissima, buonissima. No, però posso dire una cosa. Buonissimissimissima. Avrei preferito però lo spaghetto. Lo so, però, ma lo sai che l'avevamo detto? Abbiamo detto di farlo con lo spaghetto. Era finito. No. Ce l'abbiamo un chilo solo, fra, abbiamo detto ok, dai. Buonissima però, raga. Al supermercato erano finiti. Ci siamo andati solo 6 volte, vabbè. Ci sta. Va bene, io abbandono. Ciao. Ciao Matte, grazie. Ciao, grazie. Tanto, dato il voto. 9 con gli spaghetti 10. Ma questa qua è tanto buona. Per me non è quella, cioè per me... Per me top, raga. Per me 10. Per me 10. Senti com'è? È buonissima. Da 10, vai io. Senti, ti chiederò com'è anche quando sarai a metà e poi alla fine se ci arrivi. Sarebbe epico se finissi prima tu che io. Vabbè, guarda come bene. Mangia. Senti, ma quello è il tuo piatto, non lo di nessuno, quando è più piano. E voi, nella trilogia, chi seguite? Carbonara, matriciana, cocio e pepe. Tati? Per me è la migliore cocio e pepe. Infatti, guarda qua, se lo sta divorando. Anch'io dico cacio e pepe, poi ti metto la carbonara e quella matriciana. Carbonara ultima, metto io. Ultima, Tati? No, per me prima, ragazzi. Questa è buonissima, però, la carbonara. Carbonara, matriciana, cocio e pepe. La grigia che fai? Non ce la metti? Ce la mettiamo in mezzo. Sai che la grigia non l'ho mai mangiata? Ci sta invece. Questo con la, il guanciale, più o meno. Sì. Io ho capito così. La carbonara senza uovo, che non c'è il formaggio tanto. Ok. Tanto, ma sono chef. Ma perché chef? Non apri una pagina Mr. Food Porn? Vero. Oh! Andre! Ma faccio tipo così? No, è dai, è mia! No, equilibriamo le cose. È come se tu avessi mangiato la tua. Ci sta. No, si vantaggio adesso. Regà, piatto di Harry quasi finito. No, Andre. E infatti. No, Andre. No. La dieta è più fredda. Ma sapete che alcuni rigatoni sono freddi, alcuni caldi. Mi piacciono più quelli freddi. Non è male. Perché con il pepe, il contrasto, freddo, pepe. Ma che cazzo sto dicendo? Oh, raga, guardate a questo! Vedo il fondo! Calma, Tati, calma! Oh, pensavo che non già facessi. Calma, invece... Tati, soccorsi! Oh! No, no, Anto, no! Ma... Antonio, gradisci del buonissimo tè? Sì. Appena svezzato, appena fatto? Gradirei anche che tu mi sputassi addosso, però... Sì? Il tè lo accetto. Ci voleva? Ci dà un ulteriore sprint. Mamma, guarda là quanti rigatoni prende. Guarda là. Mamma mia, raga. Una forchettata, c'è un pacco di rigatoni. Incredibile. Quanto? Facciamo vedere i piatti nostri e quello di Dati. Porca miseria, ragazzi, ma ne facciamo? Ti va piano. Va sano e va lontano. Va forte. Va incontro alla morte. Porco. È il detto, Dati. Oh, però, possiamo fare una sfida. Vediamo chi finisce prima. Altro po', siamo a metà. Allora, guarda qua, Andre. Questa è Airlines. Quella... No, Anto! Pensa agli aerei, ma mangi sta pasta. Vabbè, ah. Che c'è, Tati? Stavo pensando all'aereo del presidente dell'America. L'Air Force One. Ma l'Air Force One sono le scarpe della Nike, Tati. Ah, ecco, mi sono ricordato. Din din, din din, din din. Mamma mia, raga, ma questo è veramente un mostro a mangiare. Ultima forchettata. No, devo farlo prima io. Io ho finito. Anche lui. Si scoprì meglio. Quanto erano quelli là, Tati? Non lo so. 600 grammi. Finito! Meno. Ho vinto io. Vabbè, non era semplice vincere. Devo andare ancora giù. Guardate, è finito prima di Omi, incredibile. Ovviamente. Vabbè, io do un calmo. Mamma mia, Omi. Guarda il panorama. Ma però bella questa cremina. Andrea, io non ho più le forze di mangiare manco la cremina. Dai. Anche se era buonissima. Veramente, ragazzi, un applauso a Matteo. Perché ha cucinato da Dio in questi giorni. Grazie, Matteo. Raccomando, seguitelo in descrizione per altre ricette. Eccolo. Applauso. Ti stavamo chiamando. Ma sei mangiata? È normale. Questa prima di Omo ha finito. Guarda. Prima di Omo. Raga, adesso ci servono 2 litri d'acqua a testa. Sì, sicuro. Quindi ragazzi, ringraziamo Matteo, mi raccomando, tutti i link che trovate in descrizione, soprattutto il suo. Da Tatino, Yeliz è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bene, ragazzi. Ciao. Ciao. Vabbè, oh.